c'è silenzio tra i rami della quercia. Starnige che non sanno. Mille cilindri esplodono benzina. Oscene ma non sanno. Sono insieme con la soprano Paola Occhi e questa sera, sempre nel convegno internazionale della poesia 8 milioni, colgo l'occasione per intervistare e presentare la nostra artista del momento. Buonasera, questa sera presso la Casa dei Popoli ho l'onore di essere qui presente. Mi presento, sono l'artista collagista isolana Ilenia Pilato e da 2 anni a questa parte faccio parte di DILA, l'associazione da Ischia all'Arte ideata da Bruno Mancini. È un'associazione che prevede l'unione di tantissimi artisti di vario genere, abbiamo poeti, narratori, pittori, artisti. Ed è sempre piacevole far parte perché alle mostre si abbinano sempre altri programmi, quindi anche letture di poesie, spettacoli e presentazioni di vario genere. Questa sera sono presente qui perché ho partecipato con 2 mie opere appunto in questa mostra qui alla Casa dei Popoli. La scorsa settimana mi trovavo a Mosca perché appunto si è conclusa una mostra contemporanea di arte, la cosiddetta Russian Art Week, a cura dell'associazione YARD, Italian Art in Russia, e sono diventata membro di questa associazione e mi sono anche classificata al 3° posto per la cosiddetta sezione di arte astratta. È stata una settimana intensa perché c'è stata un'affluenza di pubblico di vario genere, sia per età che per classe sociale, e c'è stata anche una forte presenza di personalità del mondo dell'arte ed è stata una bellissima esperienza che sicuramente porterò nel cuore e mi auguro che in futuro ben vengano prossime occasioni, eventi del genere. Grazie. Quindi la tua specialità? Tecnica, sì. Io
sono un artista collagista, lavoro con le stoffe, quindi creo quadri di stoffe in effetti. Cosa hai capito che hai riportato in questa? Ma forse l'amore per i tessuti mi ha spinto a creare queste opere, sì. Perché amo la moda, le stoffe. Quindi ho pensato. Sì, sì, dai tempi delle scuole medie in effetti. Ah, sei da piccolina allora. Esatto, sì, sì. Bene. Ti ringraziamo per questa serata, quindi speriamo che trovi successo. Va bene. Che sia abbastanza conosciuta. Alla prossima. Alla prossima serata. Va benissimo, è stato un piacere essere stata intervistata e essere qui tra di voi questa sera. Grazie. Vox Ischitana presenta La Mancineide. Non sono principi. Bruno Mancini, non solo un nome. Pensiero tragico, stiletto al centro del mio centro, per me che ascolto Gilda, tra meridiana immobile e forse antichi flussi di misteri. Malie. Non più baldo dissacratore, scalzo su braci aculei, quando solstizio di desiderio per lei ristagna nell'apparire, simulacro di chi non fu. Io sì, la vidi singhiozzare, i battiti a milioni, sacrilegio di tutte le bestemmie e l'ideogramma dell'unica condanna, che siate maledetti. Nel fingere bucoliche attrazioni, nirvana, catechesi o piacea, ancora sommo offese e pentimenti dei miei di lui, dei miei di lei, forse violenze, o forse candeline sulle torte, e mi presento il conto, espresso in Babilonia di sfinge poliglotta, sensazioni, sentimenti, di mie passioni sfatte. Mentre su in cielo, un titolo a 6 colonne. Lui sarà mio. E si chiamava Ignazio.